Trovate. Iniziamo questo incontro dedicato allo yoga. Questo è un webinar che abbiamo deciso di fare per presentare un aspetto fondamentale dello yoga, per parlare di questa disciplina molto antica ma anche molto attuale, come sappiamo. È una delle discipline più forse praticate al mondo. Solo in Italia sono circa 2 milioni di persone che in un modo o nell'altro hanno avuto il contatto con la disciplina dello yoga. E quindi fai yoga e stai bene. Questo è il tema di questa sera, che possiamo condividere insieme per cercare di capire quali sono gli elementi fondamentali di questa disciplina che portano a questo beneficio, che portano a questa dimensione di corpo fisico, ma dimensione soprattutto di consapevolezza, di coscienza, quindi la percezione del benessere che attraverso il corpo si può iniziare a sperimentare, così come è sempre stato anche nelle grandi culture del passato. Il corpo fisico è stato considerato anche dal punto di vista filosofico, a volte come qualcosa che affossa, quindi il corpo è ciò che affossa. Possiamo trovare le tracce in una parte di alcune scritture di coloro che nel tempo antico avevano una grande credibilità, una grande credibilità dal punto di vista filosofico. Ad esempio, possiamo parlare di padri dell'esicasmo, e quindi entriamo nell'ambito dell'antica Grecia, dove c'era una particolare relazione con il corpo, dove appunto il corpo veniva considerato qualcosa di abbastanza negativo, però, come vedremo, non sempre così e non per tutti. E quindi la visione della relazione tra il corpo e la coscienza è un elemento importantissimo della consapevolezza di ognuno di noi, cioè dell'uomo moderno, soprattutto l'uomo moderno che ha a che fare con uno stile di vita che mette a dura prova il corpo fisico, perché ovviamente la sedentarietà, il tipo di lavoro più comune nel mondo moderno, generalmente è un lavoro che si fa da seduti, o quantomeno sicuramente, diciamo, una buona parte dei lavori moderni si svolgono a sedere e davanti magari ad un computer, davanti a una tastiera. E quindi non è un argomento che apparteneva solo agli antichi, ma appartiene molto questo argomento, soprattutto ai moderni, e quindi è così un'occasione questa per fare due chiacchiere sul tema, per capire fondamentalmente l'utilità di questa disciplina nel mondo moderno, nel mondo di oggi, con le abitudini di oggi, con la società di oggi. E questo importante lavoro di collegamento tra il benessere, che ripeto, deve andare oltre a quello del corpo fisico, quindi deve arrivare alla coscienza, deve essere un benessere che si percepisce in coscienza, un benessere che si manifesta nella mente, un benessere che si manifesta nel pensiero, un benessere che si manifesta nel modo di vedere le cose, di interpretarle, di capirle, di assumerle dentro di sé come qualcosa da elaborare in maniera positiva e poi sicuramente anche un modo per capire come agire. Ebbene sì, perché c'è una stretta relazione tra una condizione fisica, quindi una buona condizione del corpo fisico, e anche le nostre azioni, le decisioni che noi prendiamo per le nostre azioni, perché le azioni passano soprattutto da un piano sottile. Prima
in origine, quindi ancora prima che manifestarsi le azioni, e sappiamo le conseguenze, no? Che scaturiscono dalle azioni. Pensiamo, immaginiamo un'azione sbagliata, un'azione violenta, un'azione che porta ad un dissesto, tutte le conseguenze che ne vengono fuori, e quelle conseguenze poi, secondo l'antica disciplina dello yoga, ci ritornano indietro. Quindi capire quanto il benessere del corpo, l'equilibrio che noi possiamo raggiungere con il corpo fisico, sia fondamentale anche per capire come agire e decidere, e quindi andare ancora più in profondità, cioè creare una condizione di benessere secondo cui diventa poi naturale muoversi nella decisione migliore, nella migliore azione che poi non seguirà. Ecco. Quindi le decisioni, perché la relazione tra la mente e alcune tendenze che poi fanno su un piano più profondo, quindi emergono da un piano inconscio, sono tutte collegate al corpo fisico. Quando i greci parlavano del corpo e della mente, e dicevano quanto era importante avere un corpo sano per una mente sana, è perché avevano capito la relazione tra il pensiero, quindi il vedere il mondo in un certo modo, avere un certo tipo di visione, ed un equilibrio che troviamo sul corpo fisico. Sarà capitato ad ognuno di noi di avere un momento di difficoltà sul piano fisico, una malattia, magari passeggera, una brutta influenza, e trovarci in quei momenti in una grande difficoltà nel pensare, una grande difficoltà, ma anche di prendere decisioni. Il sistema che entra in crisi mette in crisi anche il compartimento manas, si direbbe dal punto di vista dello yoga, quindi il compartimento del pensiero, perché noi siamo un sistema. Questo lo sappiamo tutti, lo sapevano gli antichi, i greci, ma lo sapevano anche gli uomini della civiltà indoevica da cui deriva lo yoga, e sapevano benissimo che il corpo umano era un insieme di compartimenti, ma l'uomo era un insieme di compartimenti non solo del corpo, ma anche della psiche. E quindi c'era il compartimento deputato al pensiero, alle decisioni razionali, all'elaborazione, e poi tutti i vari compartimenti fisici, quindi gli organi, il cuore, i polmoni, il cervello, le ghiandole. Ecco, questo è un sistema. E allora sappiamo che i sistemi funzionano proprio nella interazione tra i vari compartimenti. Quindi non può esistere un buon sistema sul piano, ad esempio, mentale, di pensiero, dhyana, si direbbe dal punto di vista dello yoga, la gnosi. Ecco, non esiste un compartimento che possa funzionare al meglio se separato dai compartimenti del corpo fisico. E viceversa, ovviamente. Però questo è importante capirlo e comprenderlo. Immaginatevi, per esempio, se andiamo a prendere qua e là degli appunti, dei riferimenti che possiamo trovare nella vita di persone che avevano una saggezza riconosciuta, che ancora oggi viene portata come esempio, studiata, approfondita. Soprate faceva la lotta per mantenersi in forma e si allenava nella danza, ma fino a tarda età. E questo poi sarà un altro elemento del nostro condividere l'importanza del fare lo yoga e capire come e quando possiamo fare yoga. Quindi Socrate si allenava costantemente, ma non perché aveva il vezzo di avere un corpo
piacevole, presentabile. No, perché aveva capito il benessere, il beneficio che derivava dal tenere il corpo allenato, non il grito. Anche Patanjali, che si occupa dell'aspetto psicologico dello yoga, Patanjali, per chi è cultore dello yoga, sa che è il massimo sistematizzatore, quello che ci ha portato in dono la grande conoscenza dello yoga, proprio per la conoscenza della psiche, della mente, di come funzionano le nostre emozioni in relazione alle nostre azioni, attività. Lui che ci parla dello yoga, che lo sistematizza, che ci dà le 8 fasi, ecco, e Patanjali ci dice che quando il corpo non è allenato, lo dice in un altro modo, quando dice che è impigrito, ma il corpo impigrito è il corpo non allenato. E quando abbiamo l'apatia, quindi diminuiscono le nostre tendenze nel mantenerci in forma, nell'essere attivi, di avere questo corpo pigro, ecco, questi sono degli ostacoli veri e propri alla evoluzione. Lui li mette in relazione alla coscienza e dice che portano alla dispersione della coscienza. Dispersione della coscienza cosa vuol dire? Sul piano effettivo, secondo Patanjali, che ci dà le basi per capire come arrivare ad un livello di supercoscienza, se vogliamo, proprio nei casi migliori, nei casi più elevati. La dispersione della coscienza è proprio l'opposto del benessere. È proprio la dimensione opposta al benessere. Quindi il benessere non lo vedremo esclusivamente osservando un corpo fisico allenato, ma lo vedremo nell'insieme delle attività che quella persona, che quell'individuo può fare, mantenendo il corpo allenato come base, come strumento per poter vivere in una maniera diversa, vivere in una maniera cosciente, vivere in una maniera attiva, riuscire a sentirsi talmente in forma da dire che siamo in grado di prendere le decisioni corrette. Eh sì, perché bisogna essere in forma per prendere anche le decisioni corrette. E non a caso, quando le persone si lasciano andare la componente del corpo fisico, hanno più difficoltà. Si tratta solo di avere una maggiore potenzialità, una maggiore capacità, perché ognuno di noi ha potenzialmente la possibilità di essere nelle proprie decisioni al 100%, sempre nelle migliori decisioni possibili, quelle che portano il bene a se stessi, ma agli altri prima di tutto. E per avere quelle decisioni bisogna star bene, bisogna avere un corpo allenato. Pensate che il massimo nello yoga, il massimo della coscienza, cioè quando addirittura nel linguaggio tipico dello yoga, quando si risveglia la Kundalini, è proprio il massimo, il livello più alto, livello che nello yoga viene tracciato anche nei testi della Bhakti, Narada. Si fa spiegare da Shiva proprio come funziona questo risveglio della consapevolezza, risveglio della coscienza, questa Kundalini che sale, che apre i chakra e che ti dà una grande potenzialità della lucidità, della chiarezza. E viene spiegato questo, per esempio, nel Narada Bhakti Sutra, che è un testo proprio della Bhakti Vaishnava. Come avviene questo risveglio? E avviene quando c'è un corpo sano, perché nella disciplina dello yoga, infatti, il risveglio della Kundalini in un corpo che non è sufficientemente preparato è pericolosa. Pensate, eh? Quindi bisogna avere proprio un corpo, perché è un'energia forte. Immaginatevi la forza di un torrente che fluisce in maniera impetuosa in un canale dove gli argini sono deboli. Succede un disastro. Allora c'è bisogno di rinforzare gli argini. Ecco, il corpo fisico è la parte fisica
che fa l'argine ad una psiche, che fa l'argine ad una energia che è dentro. E per risvegliarla nelle sue potenzialità, il corpo deve essere allenato. Allora, immaginatevi di una persona che sviluppa una consapevolezza per cui sente la necessità di alzarsi prestissimo al mattino e di fare tantissime cose per evolvere e soprattutto per aiutare gli altri ad evolvere, ha bisogno di energia, ha bisogno di forza e quel corpo, se non è sufficientemente allenato allo sforzo della psiche, quel corpo si ammala. Invece, diversamente, se vanno di pari passo, corpo, mente e coscienza, allora noi possiamo arrivare ad alti livelli, sia dal punto di vista delle funzioni sottili che ovviamente delle funzioni fisiche, ma quanto basta ovviamente per poter vivere in maniera sana. Ecco, questo è il principio, ovviamente. Lo sport che consuma di più a livello energetico è uno sport che richiede un grande allenamento. Questo sport, ad esempio, l'automobilismo, che consuma una tale quantità di energie che i piloti non possono fare una vita con una dieta moderata, non lo possono fare. Avete mai visto un pilota appesantito? Avete mai visto un pilota? No, sono tutti magri, belli, allenati, perché guardate che per consumare, ma non per guidare, ma per consumare tutta quell'energia, bisogna avere un corpo pronto. Ecco, allora, siccome nello yoga e generalmente comunque chi si avvicina a certe discipline vorrebbe arrivare a scoprire se stesso, conoscere se stesso, come anche gli antichi greci volevano fare, come era sicuramente in animo di Socrate, ma anche Pitagora, che anche lui si allenava nella danza, ad esempio. Ebbene, queste persone avevano capito che per poter fare della loro vita un'esperienza esaltante sul piano della crescita evolutiva e della coscienza, avevano necessità proprio di allenare il corpo fisico. E questo permette poi, come abbiamo iniziato a dire, a tutti. Quindi non bisogna essere dei grandi filosofi per provare l'esperienza della meditazione, ma l'esperienza della meditazione richiede una forza, richiede energia. Ci sono più aspetti che producono la distrazione nella meditazione. Quello del corpo fisico non è l'unico, ma è uno degli aspetti. Per qualcuno la distrazione può essere portata dal fattore A e per qualcun altro da un altro fattore, B, C, D, ma uno di questi fattori è l'equilibrio a livello del corpo fisico. Ora, per rimanere nel tema dello yoga, fa yoga, stai bene, quindi noi bisogna a questo punto iniziare a farci una domanda e a cercare di trovare delle risposte per quanto riguarda la varietà delle persone, la varietà dei corpi, l'età delle persone, perché ci sono persone con un corpo e con una costituzione appesantita, ci sono persone con un corpo e una costituzione molto più leggera e anche priva di energia, ma ci sono persone che invece hanno un corpo forte, hanno un corpo pieno di energia, insomma, e qui ognuno di noi si può rivedere, oppure ci sono persone che hanno già un equilibrio. Ecco, qui ognuno di noi si può rivedere.
in una tipologia, ecco. In questa tipologia, poi ognuno di noi si può vedere anche in quella che può essere la condizione momentanea. Quindi, colui che ha sempre energia, poi ha dei momenti in cui ha poca energia. Possono essere momenti più lunghi e momenti brevi. A volte può passare un anno, 2 anni, dove uno non ha energia. Quindi sono tutte situazioni che ad ognuno di noi possono essere capitate e quindi le possiamo avere sperimentate. Io ad esempio ricordo, ho passato un periodo e al tempo avevo 24 anni, mi ero immesso in un'impresa in proprio e quindi evidentemente questo lavoro che mi comportava anche uno sforzo fisico, ma anche mentale, anche di preoccupazioni, perché ero giovane, lavoravo in proprio, insomma, tutta una serie di componenti, però ricordo di aver passato un periodo dove mi pareva proprio di non avere energia, proprio sentivo che mi mancava l'energia e non riuscivo a capire dove fosse il problema. E mi ricordo al tempo che qualcuno mi chiede come soluzione naturale il ginseng, prendo il ginseng, no? Io prendevo il ginseng, non mi faceva nulla. Ero più o meno sempre nella solita condizione, ma è stato un periodo che è durato dei mesi, poi dopo è passato e adesso a distanza di 25 anni, a distanza di 25 anni, credo di aver capito da dove derivava quella debolezza o quella mancanza di forza, di energia. Ecco, quindi detto questo, adesso riprendiamo il nostro discorso proprio per parlare delle differenti condizioni. Perché chi non ha non ambisce ad avere una buona condizione di coscienza, se facciamo una richiesta a 100 persone, probabilmente tutte 100 ci dicono: io vorrei avere un livello di coscienza buono. Chi non vorrebbe essere in grado di avere una meditazione che sia meditazione? No, il tentativo della meditazione, la lotta contro la mente, la fatica, l'addormentarsi, tutti i problemi, no? E anche la frustrazione di non trovare il gusto nella meditazione. Chi non vorrebbe avere una condizione di equilibrio nel corpo e collegato a una condizione di equilibrio nella mente. Bene, ecco, allora, poiché probabilmente queste 100 persone, come abbiamo detto prima, avranno delle condizioni completamente diverse, la cosa bella che ci arriva dalla tradizione dello yoga, delle antiche scritture dello yoga relative proprio a questa disciplina, è che tutti loro hanno la possibilità di trovare questo equilibrio e di avere questi risultati. Quindi la disciplina dello yoga è sì una pratica che si fa in gruppo e gli insegnanti di yoga moderni sicuramente lavorano con i gruppi, ma lo yoga è una disciplina, ancor prima che diventare una disciplina di gruppo, una disciplina del singolo. Non a caso, per esempio, nei tempi moderni sta emergendo sempre di più la necessità di avere figure preparate nell'insegnamento dello yoga sul piano del singolo, dell'aiutare la persona partendo dalla sua condizione per farla fiorire come un bellissimo fiore di loto, partendo dal problema o dai problemi per orientare un'azione, un'attività che possa permettere alla persona di ritrovare uno stimolo, una funzionalità, una
attività sul piano fisico che, come ci dicono le neuroscienze, riesce a imprimere una funzione importantissima, fondamentale, delle sostanze neuroattive che si producono, che vengono proprio liberate dai muscoli, che si attivano nel modo corretto, consapevole, queste sostanze neuroattive attraverso il circolo sanguigno, poi arrivano al cervello. E producono una condizione ideale. Pensate che una di queste sostanze è chiamata nattamide. E prende il nome, questo è il nome sul piano scientifico in Occidente, ma prende il nome da Ananda, dal nome in sanscrito, proprio perché porta a una condizione di benessere dove il corpo che si è mosso, che ha attivato quel muscolo, ha prodotto una sostanza che favorisce una certa condizione di benessere anche su un piano diverso, su un piano alto. Questo gli yoghi avevano, gli yoghi, la tradizione dello yoga, perché questa separazione tra il Muni e lo yogi è una separazione che può essere presa in considerazione fino ad un certo livello, ma non è totale questa separazione. Pensate che nella tradizione dello yoga, ben testimoniata dalla tradizione dei testi Pancharatra, è una delle attività, lo yoga, del Brahmana, cioè della persona che nel sistema del comparto degli ashram, quindi della vita spirituale, è la persona che più di tutti del comparto degli ashram, del Varna, che poi diventa in collegamento con l'ashram un lavoro di evoluzione di coscienza, ma proprio nel comparto del Varna, quindi laddove tu nella società devi dare un consiglio, devi dare quindi una visione di come fare le cose, ecco. Questi Brahmana che poi diventano sul piano spirituale coloro che hanno determinate qualità, ma che si sottengono anche e soprattutto questa azione del corpo, l'azione dello yoga, che è sicuramente molto più ampia, ovviamente non è solo un movimento fisico, lo sappiamo. L'esempio banale, prendiamo una persona molto allenata che fa la lotta, che è aggressiva, e abbiamo già chiuso il discorso, quindi abbiamo già capito che da solo questa funzione non è sufficiente. Ma se la persona introduce la disciplina del corpo in una visione elevata del mondo e della vita, allora quella potenzialità distruttiva per quello che vuole diventare forte e potente per far prevalere il proprio ego, ecco, quella potenzialità distruttiva diventa una potenzialità costruttiva, in primis per se stessi e poi per gli altri. E quindi c'è solo da guadagnare. E il tempo non manca. Non manca il tempo, perché il tempo è sempre fatto di, il giorno è sempre fatto di 24 ore. Le 24 ore sono sempre divise tra il giorno e la notte. E noi all'interno di questo sistema che è stato codificato, che è stato convenzionalmente deciso, anche dagli astri, del giorno e della notte, ma poi nel sistema coscienza, non hanno un gran valore,
Ecco, però in questo sistema che è stato codificato convenzionalmente da noi, con l'idea del tempo misurabile, con i minuti e gli astri che ci faranno vedere una volta il buio e una volta la luce, però al di là di tutto questo, ecco, nel nostro spazio della coscienza deve entrare il tempo per fare l'attività fisica. Non nello spazio dell'orologio. È nella nostra coscienza che deve entrare la funzione dell'attività fisica, che diventa sostegno esso stesso dell'attività fisica. E sostegno per la coscienza, come abbiamo visto. Quindi questa separazione non c'è. E se gli antichi questo l'avevano capito, in tutte le direzioni del pianeta. E guarda caso, quelli che l'avevano capito chi erano, erano quelli che avevano il livello più alto della gnosi, il livello più alto della conoscenza, il livello più alto delle scienze. Oh, abbiamo parlato di Socrate, abbiamo parlato di Pitagora. Possiamo parlare di Narada. Questo è Narada Bhakti Sutra. Narada, possiamo parlare di Narada. Possiamo parlare di Svatmarama, colui che trova la gioia nel sé. Possiamo parlare di Patanjali. Beh, sono tutte cime, sono tutti esempi di altissimo livello. Quindi questa cultura, la cultura dell'equilibrio del corpo psicofisico, non proviene da persone di bassa conoscenza, non proviene da persone improvvisate, non proviene da esempi di altissimo livello. Ecco, per questo riuscire a trovare nella nostra coscienza il tempo diventa fondamentale, cioè il tempo da dedicare alla nostra cura, partendo da un'attività. Ora, ad esempio, nel nostro percorso di formazione del Centro Studi Bhaktivedanta, stiamo inserendo tantissime informazioni che confluiscono in un insieme di documenti che noi chiamiamo schede, le quali si rafforzano anno dopo anno, mese dopo mese, perché le informazioni sono sempre in tale aumento, perché la fonte è talmente densa e importante, che noi non riusciamo a stare dietro alle informazioni che ci arriva, che entra, e quindi costantemente noi questa documentazione la integriamo, la rivediamo, la sistematizziamo, la aggiustiamo, e diventa sempre più complessa, ma ha una complessità che porta ad una visione, a una complessità che aiuta la crescita. Quindi non è quella forza ostacolante e distruttiva, ma quella forza di cui abbiamo parlato prima, costruttiva. Ecco. E tra queste nozioni che vengono inserite, dobbiamo fare in modo di tenere coloro che partecipano alla formazione, la loro coscienza nella formazione, perché dentro a tutte quelle informazioni ci sono tanti piccoli elementi che messi insieme costituiscono, ecco, l'insieme, il patrimonio dello yoga. E possono far parte di noi. Attraverso il lavoro con il corpo, noi possiamo potenziare così tanto la nostra capacità mentale,
proprio di analisi, di recupero di dati fino a livelli inimmaginabili. Basta pensare che abbiamo uno strumento fisico che è il cervello, che viene utilizzato talmente poco in percentuale, e basterebbe un 1% in più. Cioè, io non vi dico che uno deve passare a un utilizzo esagerato delle potenzialità del cervello, perché sappiamo che l'uomo, anche le persone più capaci da questo punto di vista, possono arrivare a delle percentuali minime, che si arriva al 30% o 40%, eh. E aumentate solo dell'1%, ma voi non avete un'idea di che cosa può portare alla vostra capacità organizzativa, alla nostra capacità organizzativa, alla capacità di visione, alla capacità di previsione, alla capacità di sistematizzare, alla capacità di accettazione, alla capacità di scelta. Basterebbe un 1% di questo potenziale che ha il cervello per fare grandi cose. Pensate che Krishna dice che con una sua piccola parte lui sostiene tutto l'universo. Sostiene tutto l'universo. Ecco, noi con una piccola percentuale di riattivazione delle nostre potenzialità psicofisiche, noi possiamo sostenere una dimensione inimmaginabile, anche sul piano della coscienza, soprattutto sul piano della coscienza, perché poi diventa la coscienza, anche perché anche l'informazione, anche la conoscenza è luce. Me lo diceva ultimamente una persona cara che ha 89 anni, ha una energia incredibile, e mi pareva di parlare con una persona di 50, proprio sveglia, molto sveglia. E lui mi diceva che la conoscenza è luce. È vero, la conoscenza è luce. E allora di questa luce della conoscenza dello yoga noi ne possiamo fare sicuramente un grande tesoro. Alcuni elementi, adesso ve li elenco, ve li leggo, però questi entrano a far parte dell'oro dello yoga. Perché non ha senso di adesso parlare di una tecnica di yoga, di un asana, piuttosto che di un movimento, di un charma. Quello viene dopo, è il lavoro che possiamo fare. Ma vediamo quali sono gli elementi che costituiscono una buona preparazione per tutte le persone. Quindi a tutte le età, a tutte le costituzioni fisiche. Nel lavoro che faremo con il corpo, sono importanti fermezza e confortevolezza. Poi è importante un equilibrio nel lavoro tra lo sforzo, che in sanscrito si dice prayatna, e il rilassamento, shaitya. Quindi un buon lavoro che si può fare a tutte le età, che si può fare in tutte le situazioni e condizioni, ovviamente avendo le competenze, se lavoriamo sugli altri, se lavoriamo su di noi, possiamo sicuramente avere il feedback immediato del nostro corpo che ci segnala cosa stiamo facendo. È quello di poter andare oltre, di eccedere in questi casi, è un problema più per i giovani, quindi le persone che sono giovani, hanno una grande energia, non hanno informazioni, non hanno competenze, conoscenze, e riescono magari ad esagerare, eh? Però noi stiamo parlando di trovare una condizione di equilibrio.
Altro elemento, siamo al terzo, Shanae, la gradualità. Non tutto e subito. Gradualità. Dice, io voglio arrivare a saltare un muro alto 1,50 m. Impara, ci dicono gli antichi, a godere, a riuscire a sentirti bene nel saltare un muretto di 50 centimetri. Come lo salti? Come attivi i tuoi muscoli? Come ti prepari? Come superi l'ostacolo? Come superi la paura? Ma sono 50 centimetri, c'è bisogno di arrivare a 1,50 m. Non è che quello che fa 1,50 m è più bravo. Conosco una persona che per fare un salto di un muretto si è fatta male seriamente e adesso sta subendo tutte le conseguenze dopo l'operazione per saltare un muretto. E non era neanche tanto alto. Quindi, gradualità. Una. La ripetizione, questo è un elemento che noi abbiamo all'interno soprattutto dei charana, di questo lavoro che stiamo facendo, un lavoro approfondito dei charana, con persone che si stanno dedicando molto allo studio, alla ricerca, alla pratica di questa antichissima parte dello yoga, poco conosciuta, una. La ripetizione. L'adattamento. Hanno cura. L'adattamento è una cosa importante. Capacità di adattarci e adattarsi. La capacità di adattare il nostro corpo ad una condizione in equilibrio e allo stesso tempo di adattare una pratica ai limiti del nostro corpo. Shanti, la fluidità, il movimento controllato, ciò che porta pace, serenità. Mani, il silenzio. Questo è un elemento importante. Ma il silenzio, mani. Attenzione, non si intende stare zitti con la bocca, spengere il cervello. Mami vuol dire entrare in una dimensione in cui il pensiero non è chiasso e la voce non è offesa. La voce non è irritante. Mauni, quindi il silenzio è attivo. Suono dolce, una musica rilassante, con melodie che portano alla vibrazione della frequenza alfa è Mauni. Non esiste il vuoto neanche sul piano della voce e del suono. Concentrazione, quindi Dharana, con le varie tecniche, il Trataka, il Pranadharana, quindi la capacità di essere e di rimanere concentrati. Ecco, queste che vi ho letto sono delle caratteristiche importanti e fondamentali che bisogna acquisire nella pratica. Quindi la tecnica diventa eccelsa nel momento in cui noi questi fattori li abbiamo prima conosciuti e poi cerchiamo di applicare e di far coesistere insieme al lavoro che possiamo fare con il corpo. E quindi ci sono proprio delle condizioni speciali che aiutano il nostro lavoro con lo yoga. Allora a questo punto, fai yoga e stai bene, diventa un motto applicabile, reale, vero.
E questo che cosa comporta? Guardate, ci sono persone che anche con una preparazione fisica buona si sentono molto a disagio. Si sentono a disagio se devono incontrare qualcuno, si sentono a disagio se camminano per la strada, si sentono a disagio in varie condizioni, in varie situazioni. Invece lo yoga ci permette di non essere a disagio, avere questo supporto del corpo fisico che ci dà quella forza e quell'energia per trovarci pronti e in completo agio nelle varie situazioni. Perché poi questo è un obiettivo importante e fondamentale, essere a nostro agio. Ma se fatto con un lavoro consapevole, come noi abbiamo descritto da questa sera, facendo diciamo, un po' una panoramica, questo agio diventerà il gusto della vita. Se invece non lavoriamo in maniera attenta e ci adagiamo su un agio che temporaneamente possiamo anche vivere, ma senza fare attenzione a mantenere con equilibrio tutti gli elementi che vi ho detto, arriverà, questo viene descritto da molta letteratura, il momento critico. Arriverà il momento critico perché non si è mantenuto il collegamento tra i vari compartimenti. E quindi magari un compartimento, quello fisico, è andato bene per tanto tempo, ma il sistema non era ben collegato. E allora chi si intende di economia, chi si intende di azienda, chi ha avuto qualche attività in proprio, sa che prima o poi, anche se un compartimento funzionava benissimo, ma non era stato fatto attenzione al sistema, all'interazione, alla sinergia tra i vari compartimenti, prima o poi arriva il conto, quindi è solo una questione di tempo, così come avviene nel corpo umano. Dice, ho un cuore sanissimo che funziona benissimo. Bene, ma se gli altri organi non funzionano bene e non facciamo un'azione, un'attività per ripristinare il loro funzionamento, anche un buon cuore è insufficiente per una persona che poi si aggrava molto e quindi si ammala gravemente a livello, per esempio, del polmone. È che se ne parla un cuore che funziona bene. Finché il sistema non ha presentato il conto, ci si adagiava sul fatto che il cuore funziona bene. Così, questo è solo un esempio per dire: non adagiatevi sul fatto che il vostro corpo fisico al momento funziona bene perché magari siete giovani, perché magari siete nel fiore delle forze e comunque le cose vanno. Perché prima o poi si presenterà il conto. Quindi è nell'equilibrio, nel lavoro, dove non c'è età, dove si va avanti fino a 60, fino a 70, fino a 80. Con lo yoga, con una pratica adeguata, misurata, centellinata, precisa, che ci mantiene giovani, come facevano gli antichi greci, come i grandi filosofi, che sapevano come allenarsi. E mica penserete che Socrate in tarda età faceva la lotta come la faceva a 30 anni. Però continuava ad allenarsi. Ma non poteva ovviamente fare le stesse attività che faceva nel fiore dell'età. Quindi questo è il principio dello yoga, questo è il principio dello stare bene e del trovare un equilibrio. E quindi io vi auguro di trovare in ordine alle vostre tendenze, alle vostre necessità e anche ai vostri obiettivi,
la possibilità di trovare una situazione in cui possiate acquisire le informazioni migliori da parte di coloro che vi possono dare delle informazioni in merito alle tecniche dello yoga, in merito alla finalità dello yoga e come far convivere tutto questo grande potenziale in maniera sinergica, così da trovare un vero e proprio benessere con gusto, con soddisfazione, con appagamento interiore, che poi è la cosa più importante. Io adesso mi fermo. Abbiamo consumato l'ora che ci siamo prefissi per fare questo webinar, per presentare questa antica disciplina. E come è ormai nella storia del Centro Studi Bhaktivedanta, che è scuola, e come scuola ha l'obiettivo di educare, di formare attraverso le antiche scienze della tradizione. Non a caso si chiama Università Popolare degli Studi Indovedici, per dare la possibilità nel presente, ma nel futuro, perché come tutte le scuole di pensiero devono andare avanti indipendentemente dalle persone che ci sono dentro. Quindi il lavoro che stiamo facendo adesso, o le persone che stanno cooperando, e sono molte, che cooperano nel lavoro, non lo stanno facendo per se stesse o per il momento, ma stanno lavorando per un futuro, stanno lavorando per il prossimo, perché la scuola andrà avanti anche quando i corpi avranno la loro decadenza, e quindi per leggi fisiche qualcuno dovrà partire, magari ritornerà in un'altra condizione e si ripresenterà nel futuro della scuola, che dovrà andare avanti per secoli, possibilmente. Le scuole di pensiero, ci sono scuole di pensiero che vanno avanti da migliaia di anni. La Brahma Gaudiya Sampradaya va avanti da secoli e mica si è fermata, e mica si è perso il patrimonio di quello che le persone hanno dato. E quindi chi adesso sta operando per mantenere, per trovare, per sistematizzare tutto questo lavoro, non mica lo sta facendo nel piccolo della sua piccola vita, lo sta facendo per un obiettivo grande, che è quello di mantenere una conoscenza, e grazie ad una scuola si potrà mantenere nel tempo. Passeranno le persone, ma i lavori resteranno, come è sempre stato. Chiunque ne voglia far parte in questa vita, senza aspettare la prossima, sicuramente ha l'occasione di poterlo fare. Noi saremo felici di essere insieme in questa avventura. La particolarità del Centro Studi Bhaktivedanta, Università Popolare degli Studi Indovedici, è che chi insegna impara, e chi impara può diventare insegnante. E c'è veramente necessità di avere persone che si qualificano per poi dare questo contributo. Perché una persona può fare un lavoro per altri 100, ma poi per fare un lavoro per 1.000 o per 1 miliardo ci vogliono molte più persone qualificate, ognuno nella propria capacità, nella propria competenza. Anche questo rientra in quella visione di ampiezza, di crescita della coscienza, delle potenzialità che si possono manifestare non solo sul piano della coscienza, ma anche sul piano delle cose concrete nel mondo. Vi ringrazio, vi auguro una buona continuazione, una buona serata, e se avrete desiderio di contattarmi, di contattarci, noi insomma ci conoscete e avete l'occasione di poter approfondire quello che questa sera abbiamo trattato con il webinar. Grazie a tutti e vi auguro una buona serata.